San Marco Papa, il nostro santo protettore, il terzo nella storia dei santi protettori di Abbadia, ma non per questo, diciamo, sottomenzionato. Coincide con un periodo stagionale importante per quello che era la nostra comunità, in quanto con la fiera di settembre, il 19, praticamente i confini della nostra cittadina si chiudevano ai transiti dei mercanti e dei, diciamo, dei commercianti, perché cominciava l'inverno lungo, buio, e quindi gli scambi commerciali venivano azzerati. È rimasto nel cuore dei badenghi come tradizione quello di acquisire fagioli, cipolle, di ripienare la dispensa proprio in rapporto a quest'uso. Oltretutto è una fiera che ritrova le sue origini, è sicuramente la più antica fiera o mercato che si voglia definire della storia, certificata nel 960 d.C., proprio dai documenti dell'abbazia. E l'abbazia oggi, diciamo, con San Marco Papa, vive il suo momento maggiore, perché oltretutto, diciamo, coincide anche con la chiusura della Porta Santa. È un evento che per noi è stato straordinario, ha attirato comunque dei pellegrini, i primi che sono arrivati, che abbiamo visto sulla Francigena, attirati anche da questa importanza religiosa, spirituale, e che vedrà la chiusura della Porta Santa. Nel giorno di domenica ci sarà la processione, diciamo, di San Marco Papa, con tutti i festeggiamenti religiosi, la messa solenne, e lunedì ci sarà la fiera, quella che appunto dicevamo, con i fuochi, con quelli che sono i festeggiamenti tradizionali di qualsiasi santo patrono d'Italia, della cittadina. È un evento che mi preme ricordare perché ci sono delle iniziative, ci sarà il francobollo, l'annullo del bollo, delle cartoline che ricorderanno l'evento, diciamo, dell'apertura e chiusura della Porta Santa, e facendola coincidere appunto con questo triduo di festeggiamenti.